Prende il via l'ottava edizione di Energy Med, la mostra convegno sulle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, in programma a Napoli presso la mostra d'Oltremare fino al prossimo 11 aprile. La manifestazione è un'occasione di business, visibilità, confronto e aggiornamento sulle novità che caratterizzano il comparto delle rinnovabili, dell'efficienza energetica, della gestione dei rifiuti e della mobilità sostenibile. Esperti di livello nazionale e internazionale della Green Economy infatti saranno i protagonisti dell'ampia sessione convegnistica che prevede oltre 40 appuntamenti. A fare da corollario alla manifestazione numerose iniziative speciali, test drive gratuiti per i visitatori e incontri con operatori provenienti dall'Italia e dall'estero. Ascoltiamo il vicepresidente della Regione Campania Guido Trombetti e il vice sindaco di Napoli Tommaso Sodano. La Regione Campania ha attivato 6 distretti tecnologici, 500 imprese, 7 università, 40 enti di ricerca. Uno dei distretti si denomina distretto sull'energia. E quindi nomen omen, voglio dire, la denominazione chiarisce la finalità del distretto. Ma poi abbiamo un distretto sui trasporti. Possono vivere i trasporti senza energia sull'aerospazio, sull'edilizia sostenibile, che significa anche provare a fare abitazioni energeticamente autosufficienti. Quindi, come vedete, il tema dell'energia, quando non compare in prima persona, è dietro tutti i problemi. Il lavoro fatto in questi anni, a cui ho contribuito in prima persona con l'idea di Napoli Smart City, con l'associazione che abbiamo costituito, il rapporto ottimo con il mondo dell'università, della ricerca e con alcuni grandi gruppi imprenditoriali, ci può consentire di arrivare, di essere pronti alle nuove call che si apriranno sui fondi europei. Quello a cui in particolare credo che debba puntare Napoli è avere una propria autonomia, una propria capacità di progetto innovativo e con un'anima dello sviluppo, cioè non puntare ai soldi per i soldi, ma avere soldi su una progettualità che serve effettivamente alla città per farle fare quel balzo in avanti in termini anche di occupazione e di sviluppo.